Siete pronti? Benvenuti e bentornati in questo nuovo video di Dragon Ball Legends. Stiamo per provare la bestia completamente sviscerata, a pieno potenziale, nel team più sbroccato, Zenkai Baffato, con alleati stellati, il nostro Gohan Bestia. 7 stelle, recuperate adesso il video Summon, che in realtà è una live, mi sono divertito a farla con voi qui su Empire Gaming. Iscrivetevi adesso al canale e attivate la campanella, perché da adesso fino al festival e oltre ci godremo una marea di contenuti, si spera anche innovativi, su Dragon Ball Legends e tanti altri giochi. Oggi andiamo a provare Gohan Zenkai Baffato doppio su un team che veramente Super Hero lo ha veramente nel sangue, ce lo farà provare sulla pelle, perché abbiamo Pan 2 stelle rosse affiancata da Piccolo 7 stelle, che riceveranno anche loro uno showcase, ma ci concentreremo su di loro anche in team differenti da questo. Oggi voglio mostrarvi che succede a giocare Gohan alla massima potenza in questo team, e ne vedrete anche un altro che preparerò con voi qui in diretta. Molto carino, secondo me il team più versatile e strong in cui giocare questo personaggio, che Zenkai Baffato in questo modo e con quel meraviglioso equipaggiamento del danno puro, Gohan e Kaioken farà dei danni con lo doppio Zenkai Baff veramente ottimi. Noi andiamo in PvP, andiamo a fare una ricerca rapida di match. Purtroppo rispetto a stamattina, sto registrando la sera, non è cambiato molto, perché purtroppo insomma abbiamo perso un po' di posizione, normale, era inizio stagione ed è inizio stagione anche adesso. Alla ricerca del primo match, let's go. Match number one, siamo contro Furia, un nostro avversario con 73 GG. Vediamo un attimo come si comportano i personaggi del nostro party. Da notare che qui abbiamo i personaggi che vengono più o meno tutti quanti buffati. Abbiamo Piccolo come leader, perché ovviamente Piccolo, non essendo un Son Family, anche se teoricamente la storia di Dragon Ball ci dice che Piccolo è un Son Family, riceverà un pochettino di buff da leader. Allora vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo un po' il danno di Gohan. Ok campione, va bene ragazzuoli, questo è il danno che volevamo vedere. Va bene, questo è, ragazzi, questo è il danno che volevo vedere su Gohan. Guardate, sì. Vi rispondo con una frase, sì. Vi rispondo sì e basta. Vi rispondo sì. C'è altro? Mi decidi di attaccare, mi attacca. Ragazzi, oh, attenzione, mamma mia ragazzi, il danno, mamma mia, mettiamo panna. Mamma mia ragazzi, questo Goku Kaioken, no, questo Goku blu, non Zenkai, veramente ridicolo. Primo match così di riscaldamento per farci emozionare, ma non sufficiente, perché l'avversario non era proprio un umano, era un bot. E quindi andiamo alla prossima partita, sperando di non ricevere 2 RP. Match successivo, questa volta non è un bot. Grande Toshi, finalmente posso fare una partita contro un essere umano. Vediamo se questa volta riusciamo a giocare contro qualcuno. Siamo contro un mono blu con i Blue Boys, che vanno a ricevere un po' di buff da questi personaggi. Ci stanno, va bene, vediamo come si comporta. Allora, questo è un giocatore sicuro, però purtroppo anche questo credo che sia abbastanza nuovo. Perché è nuovo, ragazzi? Perché non ha Vegito Zenkai. Ma facciamogli vedere che succede a trovarsi contro la bestia. Guardatelo con tutta la sua potenza, ragazzi. Doppio Zenkai buff, cancellazione delle cover, danni veramente bestiali, pescata di livello 1 costante aumentata nel tempo, drop pensato per fare casino e carta verde lì buttata, piazzata per caricare il nostro Vanish. Siamo pronti, purtroppo non siamo riusciti a colpire l'avversario perché ha fatto un PV, ma forse la strike è predictata e il nostro Piccolo a 7 stelle è pronto per lanciare qualche masso sul nostro Goku, che secondo me ha subito un buon numero di danni. Attenzione alle blue card, perché il nostro Chitku fa dei bei counter. Ok, buono, ci siamo pronti, andiamo così. Attenzione ai Blue Boys. Va bene, buono così, let's go.
Bro Piccolo, già che ci siamo, Piccolo, perché non ci mostri un pochettino le tue 7 stelle contro i Blue Boys? Blue Boys che non sono dei personaggi che richiedono, come dire, Zenkai Buff né altro, quindi possiamo vederli sani e puri. Qui invece prendiamo il povero Vegito in combo e lo sbrumiamo completamente. Non è rimasto nulla di Vegito. A questo punto direi che possiamo divertirci con una bella LF. Riusciamo a farla, ragazzi? Main ability, cancellazione di tutti quanti i cosi che potrebbero darci fastidio. Ma 1.700.000 Chikku Zenkai 7 in un team mono blu. In un team mono blu entra! Sì così! Sì così, Gohan! Bucagli la pancia! Fallo tornare ad allenarsi. 1.700.000. Non male, ragazzi. Non era proprio il top livello di avversario, ma questo è il matchmaking. Me li dai 3 RP? Me ne dai ben 114. Prossimo match. Ragazzuoli, il nostro prossimo opponent è un team future. Va bene, ci piace il team del futuro. Io vi dedicherei con questa particolare lineup Zenkai Bench Double un'altra partita, o forse un'altra paio di partite. Poi voglio portarvi in un altro match con un altro team, dove ovviamente sempre Gohan sarà il protagonista, ma sarà un po' più solido, perché non è solo lui Zenkai buffato, anche il resto del team sarà leggermente buffato, anche se in realtà Piccolo qui lo Zenkai buff ce l'ha. Il problema è Pan, che poveretta non viene mai, non viene toccata, però vabbè, deve fare il support, quindi buona così. A questo punto va bene, ottimo il... va bene, partiamo così. Sì, 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 sì. Let's go, 9-7-3. Ragazzi, Gohan full power. Ragazzi, Gohan full power. Pallina, tuc. Di colore di svantaggio? No, perché noi lo svantaggio non interessa. Mettiamo Piccolo, corazzato da far schifo. No switching, non puoi switchare, caro. E ti becchi il mio Piccolo full power. Guardate che roba. Pan, inizia a pescarmi un paio di carte utili. Vai, Pan, pescami tutto. Vai, sforzati. No, Pan, dai, di nuovo. Dai, Pan, fai la pupù! Non ce la fa, ragazzi. Pan non riesce a fare la pupù, va bene. Allora, noi cosa facciamo? Entriamo con il calcione sui dentini di, del nostro Trunks, che purtroppo riceve un mazzo e viene umiliato. Ragazzi, l'avversario si è fermato. Si è fermato, ragazzi. Ragazzi, l'avversario ha deciso di fermarsi. Nel dubbio, noi cosa facciamo? Facciamo così, tiriamo la Blast. Va bene. E finiamo il tutto con il macanco sappò del maestro, ringraziando Vienni per la sub, che verrà ricordato per sempre in questo video come colui che si è sabbato nel momento in cui Pan ha provato a fare la pupù e ha sconfitto l'avversario lanciandogli una pietra in testa. Prossimo match, facciamo l'ultimo match con questo team che è veramente devastante, e poi ci diamo appuntamento alla prossima testing area con un altro team molto molto spicy. Ragazzi, match successivo, ultimo match con questo team, ragazzuoli, proviamo con la, di nuovo la lineup main. Questo è un po' più difficile di matchup perché siamo contro un bel team hybrid molto molto ben messo. Non so se ha portato Pan, mi sa di no, sapete. Quindi lo sto giocando con ibridi. Io qui, ragazzi, di due non so mai chi buttare nell'RR. Pan o Piccolo? Boh. Vabbè, poi lo vediamo negli showcase dei personaggi. Va bene. Intanto godiamoci la vita di Gohan che ci ha scartato l'intera mano. Maledetto. Proviamo così. Bello, ragazzi. Questo è Blast Armo da vicino. Lo conoscete? Buono. Buono così uno. Buono così due. Non ho pescato la carta che dovevo pescare, quella verde, però fa niente. Buono. Buono. Riusciamo a fare la pazzia con lo slide in avanti. Buono. Sapete che cosa manca a questo Gohan? Un po' di key recovery. Di quelli pazzi, cioè di quelli tipo ignorantissimi che tipo slideate e shottano, cioè caricano tutta la barra. Comunque, bel calcio, Pan. Ok, abbiamo triggerato la revival. Adesso adesso abbiamo Gohan Super Saiyan 2 pronto a beccarsi un altro calcio sui denti. Ti prego, shottalo, riderei un botto. Non c'è riuscita. Vabbè, dai, sei impegnata. Va bene. Non è un problema. Ok.
Io rimetto pan. No! No, ragazzi, ho messo pan! No, ragazzi, ho sacrificato! Che so? No! Ho sacrificato pan, ragazzi! Ah no, scherzavo. Ragazzi, è ancora viva pan. Ragazzi, è ancora viva. No, 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 fermo! No! No, allora, fermi. Non credo che mi sciocchi. 2 milioni e 6, ragazzi, non credo che me li faccia. Vediamo, mi farà 1 milione e 8. Quanto mi ha fatto? No, 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 no. Ma c'è l'anti-endurance? Ok, non, ce l'ha su on it. Va bene, meglio così. Ho rischiato parecchio qua, ragazzi. Ho rischiato un botto qua. Ok, riprendiamo un attimo le redini della partita, perché stiamo facendo cacate. Allora, fermi un attimo. Questo si è sentito. È stata bella forte. Non puoi switchare. Pane è pronta, ragazzi. Ma perché ho solo carte verdi in mano? Porca di quella vacca. Dai, ragazzi, perché ho tre carte verdi in mano? Tutte locate. Fermi. Lo riblocchiamo. L'ho sentito. È mio. Ragazzi, è mio. Ragazzi, è mio. Il danno, ragazzi. È finito il danno perché ha switchato. Fermi un attimo. Ce l'abbiamo, è nostro. Andiamo così. Doppia blast rapida, così Gohan Mirai non entra. Buono così. E adesso main hub. E let's go con la vittoria. Niente l'F. Quanto forte questo team. Quanto forte questo team. Quanto forte questo team. E grazie al Giammo che torna per il 26esimo mese. Grazie, bello, un cuoricino. Giammo, bentornato. Ragazzuoli, avete visto la potenza di questo team? Adesso la potenza di Giammo. Abbiamo visto la potenza di Giammo. Cosa facciamo? Lo proviamo in un altro team. Adesso andiamo al prossimo. Facciamo scelte due match con qualcosa di ancora sfizioso per mostrare la piena potenza di questa Gohan, che già qua dentro fa i buchi, come avete già visto. Signori, bentornati, seconda parte dello showcase del Gohan Full Power. Cosa differenzia questo team dal precedente? Sicuramente la presenza di un doppio Zenkai Buff per Pan, che cercherò di usare tra poco perché ci sarà il suo showcase, ma soprattutto la presenza di Goku 3, che in questo meta, fidatevi, gira molto bene perché counter l'altro Gohan, che va bene che ovviamente a livello difensivo non subisce il danno da colore di svantaggio, ma fidatevi che questo Goku è veramente molto buono, soprattutto per l'anti-cover, perché questo Gohan ha cover su tutto. Quindi andiamo in PvP, continuiamo la nostra super mega showcase pazzurda. Se non volete buffare così tanto Pan, ma vi assicuro che farlo è una buona idea perché è un ottimo personaggio, lo vedremo bene nello suo showcase. Io vi invito, se avete altri team divertenti, a condividerli nei commenti in cui giocare questo Gohan. Secondo me quello in cui rende di più a livello di pazzurdità esagerata è quello con il doppio Zenkai Buff che avete visto prima. Questo è comunque valido, lo proviamo molto volentieri, però insomma rispetto all'altro vedrete leggermente meno danno, perché giustamente lo Zenkai Buff lo diamo a Pan, questo ci consente di essere un pochettino più difensivi, ma allo stesso tempo di avere un support che spacca e un personaggio come Goku 3 che in questo meta ha pieno di cover, ad esempio il team contro cui stiamo giocando ha 4 cover differenti. Gohan che ha Strike Blast, Pan e Piccolo che hanno le Strike, di far partire quelle combo importanti per vincere la partita, ok? Quindi vediamo come si comporta qua dentro. Vi assicuro che si comporta bene, insomma. Allora, Gohan Beast, test numero N. Pronti? 3, 2, 1, via. Allora. Pronti? Vai Gohan. Bel danno Pan. Ok. Guardate ora. Queste sono combo gratis. Ok, buono. Perfetto. E due sfere le abbiamo raccolte.
Va bene. Attenzione al lock. È molto minaccioso questo piccolo quando si porta in avanti. Panna, dai. Ok, un attimo. Va bene. Lock. Andiamo così. Questo, ragazzi, farà un buco che se lo ricorda per una settimana. Uff. Brutto, eh. Bene. Bene. Ci serve Pan adesso. Tanchiamo molto bene. Vedete che il nostro Goku difensivamente contro Gohan è un'ottima carta. Buono. Bene, buono. È un team che countera Gohan, ma allo stesso tempo lo fa brillare molto bene. Ottimo. Va bene. Se mi rushi metto Pan io. Ok, non mi ha rushato, d'accordo, prendiamo così. 2100, sapete che teoricamente... Allora, adesso vi spiego perché ho messo il doppio Zenkai Buff. Non so se la reggiamo, però... Se dovessimo reggerla è grazie... Niente, non l'abbiamo retta. Troppo sbroccato. Così come è sbroccato il mio, è sbroccato anche il suo, ragazzi, purtroppo. È sbroccato anche il suo, purtroppo. Oh, ho sbagliato. Che errore. Ragazzi, ho sbagliato tutto qua. Bello tutto, ragazzi. E adesso cosa facciamo? Vanish up. Buono. Ce l'abbiamo, è nostro. Qui non so se rushare a questo punto. Ma io a questo punto non giro più, vado con la blu. Qual è il problema? Blu ca... l'avete vista? L'avete vista? 997, buono. One shot, guardate come gira bene sto team. Va buono, ragazzi. Signori, finiamo in bellezza. Godetevi la LF con L maiuscola nel team più bello in cui giocare questo personaggio. Che roba. Piccolo one shottato. Che roba abbiamo visto, ragazzi. Va bene. Buona così. Andiamo a farci un'altra partita con questo team, così vi faccio vedere i due team secondo me in cui gira meglio. E poi ci vediamo al prossimo showcase. Ciao! Ragazzuoli! Ultimo match, una ventina di minuti dedicati al nostro Gohan e al suo team migliore. Poi ci dedicheremo un pochettino all'analisi e al giocare Piccolo e la nostra cara Pan. Faremo un sondaggio in chat. Moderatori, sondaggio in chat. Volete lo showcase prima di Pan o prima della nostra cara Piccola? Così mi sto un po' viziando. Pan o Piccolo, ragazzi? Votate. Nel frattempo, godiamoci l'ultimo match contro un team con un paio di godkey e il nostro caro Jiren. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Va bene, buono. Qui Goku voleva stare fermo, ovviamente, ma... nessun problema, guarda caro. Anzi, bene. Non ho problemi a ricevere danni di colore di svantaggio. Ho ancora diversi timer count di immunità al colore. Quindi colpiscimi pure, non mi stai facendo niente. Ah, guarda. Prego, continua pure. Buono. E ora tocca a me. Carta verde per evitare il cover change del Goku. E anche per rompere le carte di Jiren, che comunque... Non ho capito una cosa, ragazzi. Perché hai preso cover? Cosa? Nani? Ho sbagliato qualcosa? Mi sa che ho sbagliato qualcosa, ragazzi. Nani? Vabbè. Le prendiamo dopo la schermata finale. Mi sa che ho visto male. Partito il cover? Perché ho preso il cover? Allora, intanto c'ha doggiato l'RR e questo non mi piace. Però va bene, nessun problema, quello lo possiamo gestire. Va bene. Qui il cover sto bloccato correttamente. Va bene. Purtroppo Jiren adesso c'ha tutti i santi dalla sua che lo aiutano. Va bene. Però se faccio così... Ah, ho un po' rischiato. Ho un po' rischiato, effettivamente.
Ah, perché l'anticover è quando il vanish diventa full, non quando lo togliamo. Ok, va bene. È comunque ancora il primo giorno di testing. Grazie, ragazzi. Se no, siete meravigliosi. La mia community è stupenda. Ok, quindi è quando si fulla il vanish che c'è l'anticover. Questo è importante da sapere, però, eh. Quindi adesso l'anticover ce l'abbiamo. Ok, perché dobbiamo fullarlo. Va bene, buono. Beh, ora è fullato, ma è fullata anche la mia blu card che toglie il colore di svantaggio e scoppia Vegeta God, ragazzi. Buono così. Va bene. Se vuoi fare il bulletto contro Pan. Carta verde. Guardate come si riducono i count. Adesso la guardiamo per bene, Pan, eh. Bella questa. Cosa facciamo? Ci aspettiamo la prima. Ok. Doppia. Va bene. Tanto gira. Buono. Ma sapete che posso lasciare tranquillamente Pan. Buono. Main ability. Guardatevi questa. Uno. Due. E mi ha preso lui. Tre. Vabbè, se mi rasso siamo pronti, dai. Credevo di baitarlo, però effettivamente baitare Goku Master è un po' più difficile. C'è il Vanish Unio, quindi non si fa prendere. Questa che cosa? Cos'è? Va bene. Ok. Va bene. La vuole proprio giocare bene questa partita, eh? D'accordo. Va bene, ci sta. Ci sta. Vediamo cosa riusciamo a fare allora. Uno. Due. Anticover. Adesso. Buono. Gli ho scartato l'intera mano. Anche volendo non può fare nulla. Se non fare un altro. Ma come? Ma perché? Nani. Non gli avevo scartato l'intera. Ah, forse c'aveva la carta in mano. Sto iniziando a credere di aver invertito il devi avere il vanish carico per attivare le abilità di Gohan rispetto al lo devi caricare. Credo che io le abbia sempre considerate invertite. Le ho sempre. Ragazzi, è quando si carica il vanish, non quando viene speso. Quando viene speso attiva gli effetti secondari su verde e blu. Va bene. È stato un buon training. È stato un buon training. Godiamoci la ultimate di Goku. Ragazzuoli, spero che abbiate apprezzato questo showcase di Gohan Full Power. L'unica cosa che ci manca adesso è impararlo al 100%. Sicuramente però i danni li avete visti, che era quello che mi premeva ed este all'interno dei due team che vi ho mostrato. Detto questo, andiamo a fare il prossimo showcase. Dal mio saluto vi presento un prossimo video con questa legendary finish meravigliosa di Goku 3. Mwah.